Benvenuti a Metabolismo TV, la vostra fonte di informazioni corrette su metabolismo e salute. Smascherare il mais. Sono Frank Suarez, specialista in obesità e metabolismo. Bene amici, in un episodio precedente parlavamo del fatto se il mais fosse una benedizione o una maledizione e parlavamo in questi termini perché c'è una classificazione dei prodotti alimentari che si chiamano alimenti aggressori. Non siamo tutti uguali e ognuno di noi ha un certo fattore ereditario che proviene dai nostri genitori, nonni, bisnonni e così via, ed è qualcosa che noi controlliamo. Il mais, come tale, abbiamo scoperto riguardo al tema del metabolismo nei centri Natural Slim, tra le persone che abbiamo aiutato abbiamo scoperto che molte persone sembrano essere allergiche al mais e non solo al mais, ma a tutti i prodotti derivati dal mais. Abbiamo scoperto che ci sono persone, ad esempio i diabetici, che non riescono a controllare il loro diabete, a meno che non eliminino totalmente dalla loro dieta qualsiasi alimento che sia prodotto o derivato dal mais. Il tema è quello degli alimenti aggressori. Vi invito a scoprire di più sul tema e se volete controllare il vostro diabete senza farmaci o volete perdere peso una volta per tutte, dovete indagare sui vostri alimenti aggressori. Siamo tutti diversi, quindi ciò che aggredisce Jorge non aggredisce me, ciò che aggredisce voi non aggredisce vostra moglie o vostro marito. Cioè non necessariamente, ma la chiave è verificarlo. Il modo per verificarlo è procurarsi un glucometro. Non bisogna essere diabetici per avere un glucometro, si vende in tutte le farmacie. Guardate gli episodi di Metabolismo TV su come localizzare gli alimenti aggressori, ce ne sono circa 5 o 6, lì estenderete il concetto e inizierete a misurare. Se volete maggiori informazioni su come farlo esattamente, acquistate il libro Diabete senza problemi, c'è un capitolo che parla solo di questo, di come localizzare gli alimenti aggressori. Ora con un glucometro potete scoprire se il mais vi aggredisce realmente o meno. La nostra esperienza all'interno dei Natural Slim è stata che oltre l'80% delle persone sono aggredite dal mais. Parliamo di persone che mangiano qualsiasi cosa contenente mais e la glicemia schizza a livelli stratosferici e la persona non riesce a perdere peso, non riesce a controllare il suo diabete e inoltre inizia ad avere problemi di salute di altri tipi, allergie e anche altri problemi. Una volta che si rimuove l'alimento aggressore, il problema è risolto. Quindi vi invito, può essere che in Messico, il paese dove il mais regna, ma lasciatemi dire che abbiamo già amici messicani che hanno scoperto che ciò che li aggredisce di più è il mais. Il problema principale, secondo me, è che il mais è stato geneticamente modificato, praticamente più del 78%. Di tutto il mais che si consuma sul pianeta è geneticamente modificato. Gli amici di Monsanto sono già arrivati, l'hanno già cambiato e non possiamo tornare indietro, ma ora la chiave è smascherarlo. Il problema del mais è che non è facile da rilevare perché ha molti nomi e si nasconde in molti posti, per esempio quando si parla di grano, il grano diventa pane, diventa biscotti, diventa pizza, è facile da rilevare. Quando si parla di riso come alimento aggressore è facile perché il riso si vede, ma quando si parla di mais è ovunque, è nascosto. Vi mostro qui, questi sono prodotti di Porto Rico, ma nel vostro paese troverete più o meno le stesse cose. Per esempio questa è cremora, ci sono molte marche, questa è solo una marca, questa è una polverina che si aggiunge al caffè per sostituire i latticini, il latte, questo è fatto di primo ingrediente, solido di sciroppo di mais. Che succede? Noi abbiamo visto persone che bevono un caffè nero, ci mettono un po' di cremora o un'altra marca e la glicemia sale. La glicemia rimane alta fino al giorno dopo, cioè fino al giorno dopo la glicemia non torna a livelli normali. Cosa dovrebbe succedere quando si mangia qualcosa? Dopo 2 ore torna a livelli normali, se io mangio alle 2 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, la glicemia è di nuovo nel range normale di prima. Se la glicemia rimane alta, significa che ingrasserò, mi crescerà la pancia, la pancetta, sporgerà fuori e il diabete sarà fuori controllo, oltre a causare altri problemi di salute. Quindi qui è nascosto, qui non è nascosto perché dice sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Ma per esempio se acquistate delle salsicce di pollo potete immaginarvelo, nella salsiccia di pollo troverete scritto da qualche parte, vediamo il destrosio, guardate, ho scritto sulla lavagna una lista dei diversi nomi con cui si traveste il mais. Tutti questi sono prodotti derivati dal mais e il corpo
Reagisce a loro come se mangiaste mais, sciroppo di mais, amido di mais, maltosio, destrosio, maltitolo, sorbitolo, xilitolo, maltodestrina, eritritolo, tutti questi sono prodotti a base di mais e il corpo reagisce come se aveste la pannocchia di mais lì, come se aveste la pannocchia. E se il corpo è intollerante a questo, non preoccupatevi, non importa se la vostra generazione lo ha mangiato per centinaia di anni, il vostro corpo ormai non lo tollera. In questo caso qui hanno aggiunto erano destrosio e maltodestrina, ci sono entrambi e si trovano nelle salsicce. Io conosco persone che mangiano salsicce di pollo, la loro glicemia schizza e non riescono a perdere peso. Lo troverete nelle zuppe, qui lo vedete nella zuppa, nella zuppa, qui vedete tutti gli ingredienti e qui c'è... amido di mais. Per cosa lo usano? Per addensare la zuppa, ma poiché contiene amido di mais, se ne mangiate un po' e siete intolleranti, vi aggredisce e vi fa alzare la glicemia. Potete acquistare un dolcificante artificiale. Questo è composto principalmente da destrosio e maltodestrina e poi con aspartame, per di più con aspartame, che è super dannoso. Ma lo vedete lì. Ah, userò un dolcificante salutare. Userò la stevia. Ah, perfetto, ma ora vede com'è fatto. Principalmente c'è destrosio e poi stevia, cioè quello che usano principalmente è il destrosio, che è un prodotto di mais, salsa di pomodoro, salsa di jitomate, come si dice in Messico. Cosa contiene? Amido di mais, perché? Perché devono addensarlo. Per di più, gomma da masticare, questo lo dolcificano con xilitolo. Conosco persone in Natural Slim che non riuscivano a dimagrire. Che succede? Sarà la gomma da masticare. Abbiamo iniziato a provare, hanno masticato una gomma e la glicemia è salita. Perché? Perché è dolcificata con xilitolo. Lo xilitolo è un alcol di zucchero prodotto dal mais, ha un sapore come di menta, ma la persona che è intollerante al mais fa aumentare la glicemia e la scombussione. Ah, ora aiuteremo i diabetici. Guardate, ora abbiamo qualcosa di speciale per i diabetici, per il controllo della glicemia. Il controllo della glicemia dei diabetici. E cosa diamo? Vediamo qui. Ecco qui, cosa c'è? Primo ingrediente acqua. Sapete che gli ingredienti vengono elencati in ordine di contenuto. Secondo ingrediente, maltodestrina di mais. Terzo fruttosio che... lasciatemi dire che arriva dal mais, perché è sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Cioè questa è acqua con mais principalmente. Immaginate un diabetico che cerca di controllare il diabete, risulta essere intollerante al mais, prende questo, avrà un'amputazione, perdita della vista e altro. Ha i dolci per bambini, i dolci per adulti, che a volte si nascondono per mangiarli. Ecco, sto guardando gli ingredienti che contiene. Qui c'è corn syrup, cioè sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, destrosio. Eccolo lì, mangiate i dolci e si alza la glicemia. Oh no, però qualcosa a basso contenuto calorico, una zuppetta di noodles e pollo, qualcosa di molto salutare. Ed ecco qui, farina di mais, amido di mais, destrosio. Ma no, voglio un succo d'arancia, lo chiamiamo succo di china, solo qui a Porto Rico lo chiamano così, ma in realtà si chiama succo d'arancia, orange juice, come dicono gli americani. Questa è una bevanda all'arancia, perché di succo non ne ha, si dice una bevanda alla china, perché qui la chiamiamo china, a Porto Rico la chiamano bevanda alla china, ma è come se fosse un succo d'arancia e l'ingrediente principale è acqua, sapete? Che gli ingredienti sono elencati in ordine di contenuto, il secondo è sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e così via. Che succede? Tutti questi alimenti, se risultate essere intolleranti al mais, e lo scoprirete con il vostro glucometro, posso dirvi che vi distruggeranno la salute. Molte persone che conoscevamo avevano depressione e appena hanno scoperto che erano intolleranti al mais, si sono liberati della depressione,
avevano attacchi di panico, se ne sono andati. Persone che non dormivano di notte, che avevano insonnia, hanno iniziato a dormire. Persone che avevano stitichezza, hanno iniziato ad andare in bagno. Persone a cui cadevano i capelli e non perdevano peso, hanno risolto. Cioè, ogni volta che scoprite un aggressore, quando lo eliminate, il corpo inizia a funzionare, perché papà Dio non fa cose di poco conto. Il corpo è fatto bene, c'è qualcosa che mangiate e vi fa alzare. La glicemia, misuratevela con un glucometro. E vi dico questo perché la verità trionfa sempre.